congresso virtuale di CSO. Per tutti questa è un'epoca di incertezza e di grandi cambiamenti. Ma anche se il futuro sarà diverso, CSO ha voluto sottolineare che sarà sempre a fianco di tutti voi, di tutti i suoi collaboratori. Per questo oggi avrete a disposizione i nostri specialisti di prodotto, il nostro stand virtuale e a seguire nel pomeriggio l'incontro con il team dei relatori. Vi auguro quindi una buona giornata e spero a presto. Buonasera a tutti. Ve lo sareste immaginato non più tardi di 5 mesi fa al massimo di essere tutti qui oggi, sabato 2 maggio ore 16, di fronte al vostro computer, nella quiete delle vostre case, a seguire un qualche cosa che davvero assomiglia molto a un congresso, anche se viene denominato virtual experience? Io probabilmente, onestamente, no. Alcuni, probabilmente qualche toscanaccio come me o come tutto l'entourage della CSO, avrebbe magari fatto anche qualche commento salace. Niente sarà più come prima, dicono tutti con una facile previsione. Probabilmente questo è vero. E queste esperienze virtuali, per così dire, probabilmente diventeranno una consuetudine anche per noi. Da Darwin in poi, noi sappiamo che l'essere che sopravvive non è assolutamente quello più forte, probabilmente nemmeno quello più intelligente, ma quello che si sa adattare alle situazioni, anche una situazione come questa, anche al coronavirus. E quindi, tanto per fare una citazione colta, noi siamo ancora qui, eh sì. E quindi a questo punto io direi di cominciare i nostri collegamenti. Abbiamo 3 amici speaker ottimi, miei amici da tantissimo tempo. Direi di cominciare con il professor Mazzotta, Comitato Simo Mazzotta, Università di Siena, ma anche Arezzo, che farà una bella relazione su un argomento che ovviamente ha occupato tanti anni della sua ricerca e l'ha posto veramente al top della ricerca sul crosslinking. Quindi CI, nuovo crosslinking da lampada a fessura. Cosimo, a te. Grazie, grazie a tutti. Allora condivido il mio schermo. Mi scuso, non ho una linea eccellente. Tuttavia farò del mio meglio. Intanto consentitemi di ringraziare CSO per questo invito, di ringraziare tutti gli uditori che sono intervenuti e che stanno intervenendo a questo congresso online e tutti i panelisti e il moderatore. Mi è stato assegnato questo compito molto piacevole, e lo è per me perché l'idea nasce dal professor Farada Fezi, che vedete, con il quale ho una grande amicizia da molti anni. Vedete questa foto in cui eravamo giovani, quindi come mie disclosure io voglio specificare che non ho alcun interesse finanziario in questa relazione, nei prodotti che verranno menzionati. Il mio unico interesse in questo caso è la profonda amicizia che mi lega a Farada Fezi come ideatore di questo modello di crosslinking alla lampada a fessura e ovviamente all'industria, al CSO, con la quale abbiamo iniziato a collaborare fin dagli esordi del crosslinking e con la quale abbiamo sviluppato la prima macchina del crosslinking che voi tutti conoscete e voi tutti usate o avete utilizzato. Dunque, potete immaginare lo spettro delle tecniche del crosslinking è profondamente cambiato da quando abbiamo introdotto in Italia per la prima volta questa metodica all'Università di Siena con il professor Aldo Caporossi e con il dottor Baiocchi. Siamo partiti in anteprima nazionale nel 2004 dopo una mia fellowship a Dresda nel 2003 e quindi siamo passati in tutti questi 15 anni dal protocollo di Dresda con rimozione dell'epitelio sono arrivati i crosslinking accelerati. Poi è stata introdotta
Più recentemente, intorno al 2012, la luce pulsata nei trattamenti accelerati. Sono stati sviluppati recentemente dei nomogrammi standardizzati per il trattamento delle cornee di qualunque spessore, incluse anche le cornee sottili, con dei nomogrammi, tra cui il mio nomogramma, di cui vi parlerò, il protocollo SAB 400. È stata anche cambiata la metodica della iontoforesi, quindi anche c'è stato un grande impulso per le tecniche EBION, che a mio avviso costituiranno il futuro del crosslinking, e in cui si innesta molto positivamente l'idea del professor Afesi e il prodotto di CSO di poter disporre quindi di una tecnologia veramente user friendly per poter efficacemente effettuare questi protocolli. Cosa noi sappiamo del crosslinking? Fondamentalmente sappiamo che il crosslinking è una procedura aggiustabile, customizzabile, quindi può essere diversificata, customizzata e personalizzata in relazione ai parametri al singolo caso clinico. Sappiamo che il crosslinking richiede almeno 4 elementi. Un corretto crosslinking richiede un'adeguata concentrazione di riboflavina nello stroma e un'adeguata trasmissione della luce ultravioletta attraverso l'epitelio. Richiede ovviamente la matrice collagenica e proteoglicanica dello stroma e ovviamente l'ossigeno, che l'ossigeno sappiamo che è il driver principale della reazione del crosslinking, quindi l'ammontare di radicali liberi di ossigeno singoletto che vengono rilasciati nello stroma dopo che la riboflavina è stata colpita dalla luce ultravioletta a 370 nanometri è determinata in proporzione dalla concentrazione, dalla saturazione di ossigeno intrastromale. Noi sappiamo e abbiamo recentemente anche verificato il fatto che l'epitelio, quando noi lavoriamo ovviamente in EBION, assorbe una parte delle radiazioni UV che noi utilizziamo per il trattamento attraverso i cosiddetti radical absorbers, che sono rappresentati dall'acido ascorbico, dalla glutatione perossidasi, dalla superossido dismutasi, dalla catalasi, che è contenuta appunto all'interno dell'epitelio della lamina di Baum. Questo ovviamente riduce il passaggio della luce e quindi non abbiamo soltanto una barriera nei confronti del passaggio della riboflavina. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo compensato in qualche modo l'EPION e abbiamo anche verificato come la linea di demarcazione nel trattamento di crosslinking rappresenta che vi sia una corretta interazione tra l'ultravioletto, la riboflavina, l'ossigeno e il collagene. Sappiamo anche da questa review che abbiamo recentemente pubblicato, che ho guidato insieme a Wollensack e alla scuola di Dresda e al professor Sperl, che esiste un livello di saturazione del crosslinking. Cosa vuol dire? Che quando noi facciamo un crosslinking UV mediato, quindi fototerapeutico, utilizziamo i residui aminoacidici aromatici del collagene, che sono però, come voi sapete, non più del 20% dei costituenti delle molecole di collagene, che sono costituite invece massimamente per l'80% da lisina e da prolina. Noi non usiamo né la lisina né la prolina, ma usiamo soltanto gli aminoacidi aromatici, per cui abbiamo bisogno di un volume importante di tessuto crosslinkato per conferire al trattamento efficacia e durata nel tempo, e quando dico efficacia vuol dire stabilizzare a lungo termine un processo ectasico primario o secondario. Anche le macchine, come vedete, si sono molto evolute. Siamo partiti dalla prima macchina, il CBM, il Caporossi Baiocchi Mazzotta, proprio prodotto dalla CSO, e man mano tanti altri strumenti sono arrivati sul mercato e via via introducendo anche tutte quelle possibilità tecnologiche che venivano dai crosslinking e dai protocolli accelerati, dal fatto di utilizzare la luce pulsata, dal fatto di avere delle macchine sempre più fruibili che ci permettessero di customizzare i protocolli. E come vedete in questa panoramica, in questo overview,
questo spettro delle macchine, il CI e la novità assoluta, cioè il crosslinking alla lampada a fessura e l'ultima novità. Quindi una rivoluzione perché siamo partiti dal Vega, dal CBM Vega, che vi ricordo è stata la prima macchina al mondo ad avere un marchio CE e che è stata prodotta dalla CSO, fino all'ultima macchina oggi che è il CI, che ha avuto recentemente l'approval, quindi il marchio CE. Questa è una cosa estremamente importante, molto recente, e vi farò vedere che nell'ambito della famiglia dei crosslinking accelerati, che oramai sono quelli che noi utilizziamo comunemente nella pratica clinica, questo nuovo strumento si colloca assolutamente ai vertici della tecnologia. Vi dirò per quale motivo, chiaramente. Intanto l'idea è quella del professor Afezi, è quella di poter lavorare comodamente con uno strumento sia nell'ambito della sala operatoria, perché questo è uno strumento che si può utilizzare e si deve utilizzare anche in sala operatoria, non solo alla lampada a fessura. Io vorrei porla quasi al contrario la questione, cioè questo è uno strumento molto versatile che si può utilizzare dentro la sala operatoria e alla lampada a fessura, e vedremo in quali casi. Quali sono le caratteristiche tecniche? Intanto è uno strumento molto leggero, non pesa più di 200 grammi, ha un'altezza di 20 centimetri e una profondità massima di 7 centimetri, è portatile, è utilizzabile alla lampada a fessura in ambulatoriale, così come è utilizzabile in sala operatoria, provvede a un ampio range di intensità, quindi di protocolli. Include anche la possibilità di switchare tra le due fluenze più importanti utilizzate attualmente per il crosslinking, cioè i 5,4 joule per centimetro quadro e i 7,2 joule per centimetro quadro, e ci permette di utilizzare anche il parametro della luce pulsata, che ha molti vantaggi e che vi farò vedere. Oltretutto ha una batteria ricaricabile che permette di effettuare migliaia di procedure di crosslinking, ed è uno strumento che l'azienda ha promesso avrà dei costi accettabili, quindi abbastanza contenuti, e quindi direi una macchina cost effective, come si suol dire. Quali sono le indicazioni per il CI, cioè per il crosslinking smart alla lampada a fessura? Sicuramente rimane l'indicazione principale il cheratocono progressivo in stadio primo e secondo, chiaramente le ectasie iatrogene come le ectasie post LASIK, post Pierkei, post SMILE eccetera, la degenerazione marginale pellucida, ma molto importante soprattutto per questa macchina, e vi farò vedere, sono il trattamento delle cheratiti infettive antibiotico resistenti, oltre che alcuni tipi di melting post infettivo. Non solo, ma si stanno affacciando anche delle nuove indicazioni in cui il CI sicuramente sarà molto efficace, quali la cheratopatia bollosa dolente in attesa di trapianto, alcune forme di flogosi cronica della superficie oculare come alcune vernal cheratocongiuntivitis e alcune forme di allergie gigantopapillari di congiuntiviti, in cui il crosslinking sta dimostrando uno spettro antiflogistico e desensibilizzante. Dunque, questo è lo strumento. Potete vedere lo strumento in questa slide, che viene fornito, è uno strumento molto semplice, molto leggero, che viene fornito insieme a un pack di riboflavine, e come potete vedere, ecco, la domanda è quale utilizzo noi possiamo fare nel campo del crosslinking. Allora, innanzitutto, la prima cosa e il crosslinking transepiteliale. Voi sapete, recentemente uscita questa mia osservazione su Ocular Surgery News, io ritengo che il futuro
prossimo del crosslinking sia EPI-ON, perché il gap tra l'EPI-OFF e gli EPI-ON si sta riducendo via via progressivamente, man mano che noi stiamo implementando le tecniche EPI-ON, le stiamo compensando a vari livelli che vi farò vedere, avvicinando sempre di più i risultati clinici e l'efficacia all'EPI-OFF. Dove siamo, infatti? Noi sappiamo, abbiamo detto, abbiamo bisogno di un'adeguata concentrazione di riboflavina nello stroma, abbiamo bisogno di un'adeguata trasmissione della luce ultravioletta, abbiamo bisogno dell'ossigeno, che è il driver, e di un'adeguata saturazione, quindi di un adeguato volume di tessuto crosslinkato. Quindi tutti voi sapete quali sono i vantaggi dei trattamenti transepiteliali: la minore invasività, il minor tasso di complicanze, il maggiore comfort per il paziente, la riduzione del rischio delle cheratiti infettive, delle complicanze collegate allo alla stimolazione cicatriziale dello stroma, quindi all'AIDS, alla riduzione della sintomatologia dolorosa, al danno del plesso nervoso superficiale, ad una più precoce riabilitazione del visus e anche un ritorno all'utilizzo delle lenti a contatto per molti dei nostri pazienti con ectasia. Sappiamo anche, purtroppo, dalla letteratura i motivi per cui le vecchie soluzioni transepiteliali con enhancer, cioè con delle soluzioni chimicamente assistite, potenziate attraverso il benzalconio, attraverso le DTA, attraverso il trometamolo, cioè degli aminoalcol e degli anestetici, non hanno sortito quegli effetti voluti, poiché in letteratura vengono riportati tassi di progressione annuali addirittura del 100%. Noi abbiamo riportato in questo lavoro sul Journal of Cataract un tasso di progressione di oltre il 50% nei pazienti pediatrici trattati in transepiteliale tradizionale. Anche lo studio svizzero di Reiskopf e Gazziufas ha dimostrato che c'è un 46% di progressione a distanza di un anno con i vecchi transepiteliali. Quali erano i limiti? Prima di tutto, noi utilizzavamo una riboflavina allo 0,1% con la stessa concentrazione dell'EPI-OFF, quando invece sapevamo e oggi sappiamo bene che c'è una biodisponibilità ridotta di almeno il 50%, se non addirittura al 30% di riboflavina nello stroma. Inoltre abbiamo erroneamente utilizzato la stessa energia dell'EPI-OFF lavorando in EPI-ON, cioè noi abbiamo usato i 5,4 Joule anziché compensare quindi questa attenuazione. Non avevamo minimamente contezza del fatto che l'epitelio consumasse l'ossigeno e quanto ossigeno consumasse e quindi impedisse un'adeguata diffusione intraoperatoria dell'ossigeno. Abbiamo visto dopo i transepiteliali delle demarcation line quasi non visibili, appena accennate, molto superficiali, solo nel 30% dei pazienti, e quindi anche un'instabilità, come vi ho fatto vedere dagli studi precedenti, con un alto tasso di ritrattamento in EPI-OFF che varia dal 50 al 100% in letteratura. Quindi la prima cosa che è stata fatta è stata la iontoforesi. La iontoforesi però, laddove ce ne fosse bisogno, è una tecnica di impregnazione, non è il crosslinking. Il crosslinking non è soltanto quindi la prima fase. È uno strumento in cui noi facciamo un loading della riboflavina all'interno della cornea. Gli stessi autori della iontoforesi hanno riconosciuto recentemente, è stato pubblicato un lavoro, che la diffusione dell'ossigeno, lavorando per via transepiteliale, poteva essere uno dei limiti più importanti del trattamento iontoforetico tradizionale. Pertanto, come potete vedere, io ho modificato il protocollo di iontoforesi e l'ho pubblicato recentemente sul Journal of Refractive Surgery, facendo fondamentalmente due modifiche. La
La prima modifica è stata quella di aumentare del 30% l'affluenza in considerazione della fotoattenuazione provocata dall'epitelio in sede, quindi siamo passati da 5,4 joule a 7,2, e poi abbiamo introdotto l'utilizzo della luce pulsata proprio per migliorare la diffusione di ossigeno intraoperativamente. E come potete vedere, abbiamo avuto delle grandissime sorprese, perché abbiamo avuto dei risultati in termini di appiattimento corneale del K-MAS e di tipo clinico sulla refrazione, quindi naturale e corretta, molto simili a quelli delle BIOF. Ma soprattutto, vedete qui, sta per uscire nei prossimi giorni il mio lavoro sulla Journal of Refractive Surgery della nuova iontoforesi potenziata con luce pulsata a 3 anni di distanza, e dimostra sostanzialmente che c'è una stabilizzazione a lungo termine del cheratocono, modificando appunto i parametri, e ci sono dei buoni risultati funzionali molto simili alle BIO. Inoltre, come potete vedere, si può osservare una linea di demarcazione molto chiara se si modificano gli EPION in maniera opportuna, in oltre l'80% e ad una profondità molto simile a quella del trattamento di EPIOF. Vedete qui diverse immagini, questa è subito a mese, poi a 3 mesi e a 6 mesi, delle linee di demarcazione per la nuova iontoforesi. Ecco qui, questa è una videat dei protocolli. Io ho avuto l'onore che sia stato inserito il protocollo della nuova iontoforesi, che è quello indicato in rosso, che si basa su una UV power di 18 milliwatt pulsato, uno on, uno off, con un'affluenza di 7,2 joule per centimetro quadro, per una durata complessiva di irradiazione di 13 minuti,20 secondi. Quindi significa che 5 minuti di inibizione con la iontoforesi più 13 minuti di trattamento, noi nell'arco di una ventina di minuti siamo in grado di fare un trattamento EPION efficace e duraturo. Abbiamo definito recentemente a Parigi i 4 livelli di compensazione che stanno nettamente cambiando, appunto riducendo quel gap di efficacia tra gli EPION e gli EPIOF, che sono intanto l'aumento della concentrazione della riboflavina da 0,1 a 0,25%, fino a 0,3%, quindi l'abbiamo quasi triplicata. Poi l'incremento dell'affluenza del 30%, quindi da 5,4 a 7,2. L'utilizzo della luce pulsata per incrementare la diffusione intraoperatoria di ossigeno, e poi una ricerca che stiamo svolgendo anche noi, abbiamo un paper in review in questo momento, l'uso dell'ossigeno supplementare intraoperatorio attraverso degli speciali occhiali per diffondere l'ossigeno. Questi sono i lavori che dimostrano appunto il famoso 30% di attenuazione dell'energia. Noi lavoriamo a 370 nanometri, il nostro epitelio corneale nei confronti della radiazione UVA ne assorbe il 30%, per cui alla fine è stato sufficiente passare da 5,4 a 7,2 joule per centimetro quadrato. L'altro lavoro che ci ha dimostrato viene dal Journal of Physiology, questo lavoro fatto dalla Scuola Californiana di Optometria sulle lenti a contatto dimostrava che l'epitelio consuma il 40% di ossigeno. Di conseguenza, l'utilizzo della luce pulsata ha così migliorato nettamente l'efficienza del trattamento, e questo è un altro livello, il terzo livello di compensazione. Quindi questo è il lavoro di Pavel Kamer, che dimostra appunto che pulsando la luce nel cross-linking, quindi con uno switch on-off, miglioriamo la diffusione intraoperativa di ossigeno e l'efficienza del trattamento. Inoltre la luce pulsata, come ho dimostrato
in vari articoli, in vari lavori pubblicati su AI, sul Journal of Ophthalmology, e che poi sono stati confermati da varie scuole, sia in Italia che a livello internazionale, non solo aumenta la profondità del trattamento perché migliora l'ossigenazione e l'efficienza, ma induce anche dei vantaggi sul danno microstrutturale, perché come poi hanno confermato degli autori, la luce pulsata determina effettivamente una minore attivazione dei cheratociti e minore sviluppo di AIDS, per cui oltre al vantaggio dell'efficienza abbiamo anche minore danno microstrutturale e minore percentuale di AIDS post-screening. Quindi un altro campo molto importante del cross-linking alla lampada a fessura è rappresentato, come vi ho detto, oltre alle PION, dal trattamento delle cheratiti infettive. Questo trattamento sapete che va sotto il nome di PEC-CXL, cioè di Photoactivated Chromophore for Keratitis. È un trattamento sviluppato dalla scuola di Theo Seiler, quindi già dagli anni 2008. E quindi non parliamo di una novità assoluta, ma parliamo di una ricerca che oramai ha oltre 10 anni. Abbiamo fatto, firmato questa review insieme al professor Afezi, dove abbiamo spiegato quali sono gli effetti microbicidi del cross-linking. Innanzitutto un danno diretto dovuto, voi sapete che la riboflavina e la luce ultravioletta sono state utilizzate per decadi per distruggere i patogeni in combinazione o separatamente, per disinfettare l'acqua, per sterilizzare il sangue prima delle trasfusioni. Quindi l'effetto biocida o microbicida generale è legato ad un'azione diretta sul DNA e sull'RNA dei microbi, come batteri ma anche virus, e alla riboflavina che appunto rilascia quando viene colpita dalla luce ultravioletta radicali liberi di ossigeno, è un altro trattamento che potenzia ulteriormente l'effetto della luce UV, per cui la combinazione dei due elementi è ancora più efficace della singola azione della luce ultravioletto. E non solo, questi sono i meccanismi. Ricordiamoci un assunto fondamentale, cioè la cornea è sempre sterile alla fine di ogni procedura di cross-linking, perché il cross-linking di fatto distrugge i patogeni sulla superficie oculare. E oltre ai meccanismi di distruzione, di frammentazione del DNA, RNA e lo stress ossidativo legato appunto al rilascio di radicali liberi dalla riboflavina scissa, c'è anche il discorso del compattamento delle fibre stromali e quindi dell'effetto dello stiffening e della riduzione dell'edema del tessuto, dell'edema infiammatorio collegato alle infezioni. Quindi tutti questi quattro meccanismi sono implicati, diciamo, nell'efficacia della terapia. Vedete per esempio in questo caso come il cross-linking accelerato in particolare, oggi si utilizzano dei protocolli di 30 millibar centimetro quadro, 7,2 joule di potenza, di influenza, e siamo in grado di sterilizzare un'ulcera, per esempio da stafilococco aureo, magari resistente, nell'arco di 4 minuti. Questo è estremamente utile e fattibile alla lampada a fessura, quindi qui lo strumento CI si applica molto molto bene, in maniera decisiva. E questo è un lavoro recente pubblicato da Boris Niazer, quindi dalla scuola israeliana, che dimostra come utilizzando il cross-linking a 30 milliwatt per centimetro quadro per 3 minuti, in questo caso con una fluenza di 5,4 joule, si ottiene una guarigione del c'era corneale infettiva batterica. Una cosa molto importante, ci sono degli studi che dimostrano che non solo questo trattamento è efficace nelle forme antibiotico resistenti, ma si può addirittura utilizzare come trattamento adiuvante della terapia antibiotica
laddove la differenza di guarigione viene dimezzata in termini temporali, per cui un'ulcera batterica stafilococcica che viene trattata in questo caso con moxifloxacina guarisce mediamente in 12 giorni o migliora mediamente in 12 giorni, se invece viene abbinata la terapia antibiotica con il trattamento accelerato in luce continua o pulsata a 30 mW, in 3 o 4 minuti a seconda dell'affluenza che si utilizza, noi riusciamo a sterilizzare un'ulcera e a far guarire in massimo una settimana. Questo è estremamente importante. Vado avanti e andiamo nell'ultima parte, cioè dove il cross-linking alla lampada a fessura può essere molto importante. Intanto parliamo dei cross-linking accelerati, cioè oramai siamo entrati tutti prepotentemente nell'ambito delle procedure accelerate. Il protocollo di Dresda si applica in età pediatrica, tutt'oggi si applica negli Stati Uniti, dove è l'unico protocollo approvato dall'FDA, ma nella nostra pratica clinica oramai utilizziamo quasi tutti il 9 mW per 10 minuti, che va sotto il nome di protocollo accelerato di Dresda. E come potete vedere, qui vi sono diversi protocolli, il 18 mW, il 15 mW e il 30 mW in luce continua e pulsata. Questo perché? Questo perché sappiamo che la letteratura e gli studi preclinici ci dicono che una finestra efficace di protocolli accelerati sta tra il 9 e il 15 mW. E quindi era fondamentale poter disporre uno strumento versatile che permettesse di impostare i protocolli non solo per il cross-linking, ma anche appunto per il trattamento delle infezioni e coadiuvante dell'infezione e per i trattamenti transepiteliali che sicuramente costituiranno il futuro di questa materia. Questo è il protocollo che io ho pubblicato del 15 mW sul Journal of Cataract, perché viene detto protocollo accelerato di Siena, e vedete nel 15 mW la demarcation line dove arriva mediamente a 280 di profondità, micron. E un altro campo molto importante sono le cornee sottili. Il trattamento delle cornee sottili, che è stato demandato ad una pletora di tecniche non standardizzate, oggi finalmente si può standardizzare. Con quale protocollo? Innanzitutto con un protocollo che noi abbiamo messo a punto e che si chiama M-Nomogram e che è stato appunto pubblicato sul Journal of Keratoconus, e che ci permette di trattare qualunque cornea di ogni spessore in maniera standardizzata. Questo protocollo si basa su una serie di dati scientifici morfologici in microscopia confocale, in OCT, e su modelli matematici simulati studiati presso Boston, presso la facoltà di Harvard, dal professor Mark Friedman, il quale ha fatto un match tra i protocolli matematici e tutte le profondità delle demarcation line pubblicate in letteratura dal nostro gruppo di studio. E il lavoro, per brevità, chiaramente non ve lo spiego in maniera dettagliata, però vi faccio notare come la simulazione matematica dei protocolli accelerati è giunta esattamente a configurare le profondità che noi avevamo dimostrato in vivo sulla letteratura in OCT e in apoptosi con la microscopia confocale. Questo ha portato al nomogramma M, che come sapete è stato premiato alla ESCRS di Parigi con il premio per Joseph Collin 2019, di cui io sono particolarmente orgoglioso, chiaramente. E questo è il protocollo, cioè il protocollo, potete vedere,
Nella parte inferiore il 3 milliwatt classico, il protocollo di Dresda con la sua demarcation line a 250 micrometri incluso. Poi potete vedere che non c'è una sostanziale differenza con il 9 milliwatt per 10 minuti in luce continua, e man mano poi si va al 15 milliwatt dove ci si superficializza ma solo un poco, per arrivare ai protocolli accelerati in luce continua e pulsata con 30 milliwatt, che invece sono riservati al trattamento delle cornee sottili, dove intendo per cornee sottili uno stroma compreso tra 350 micron e 400 micron, escluso l'epitelio. E quindi, come potete vedere, con grande soddisfazione all'interno del CI, voi avete tutta una gamma di possibilità di setting, per cui potete usare il protocollo di Dresda, potete usare il protocollo di Dresda accelerato dei 9 milliwatt, potete usare il 30 milliwatt continuo per le corne sottili e il 30 milliwatt pulsato, potete utilizzare l'EPION, l'ion toforesi nuovo, però vi voglio dire che questo 18 milliwatt 13 minuti è un protocollo che si presta bene non solo alla liontoforesi, ma a tutte le tecniche transepiteliali che anche utilizzino eventualmente delle soluzioni chemically enhanced, anche se sappiamo che funzionano meno del loading rispetto alla liontoforesi. E poi il protocollo di Siena, EPIOF, il 15 milliwatt e così via, e il protocollo del professor Afesi per le corne sottili con fluenza customizzata che va sotto il nome di Sub-400. Io vi ringrazio dell'attenzione e cedo la parola ai prossimi relatori. Bene, benissimo. Allora, dunque, vi dovevo ricordare una cosa. Vedete, c'è una casellina in basso al centro, question and answer. Usate pure quella per fare delle domande. Capisco la prima relazione, magari uno deve prendere ancora, come si dice, dimestichezza con il mezzo. Comunque, per la tua, Cosimo, tanti complimenti da parte di tutti, in primis devo dire a Fesi, quindi complimenti da un nostro ascoltatore eccellente. Grazie. Assolutamente. Senti, una piccola domanda te la faccio io in attesa appunto che i nostri ascoltatori si mettano in confidenza con il mezzo. Dunque, tu l'hai già detto in realtà, ma volevo tu ripetessi, d'accordo? Prima di tutto abbiamo capito che non è una sostituzione del crosslinking tradizionale fatto sul lettino, per così dire. Allora, mi sapresti indicare e ridire quali sono a tuo avviso le indicazioni precise per un crosslinking alla lampada a fessura? Grazie. Dunque, sì, ho cercato di tracciare un po', anche se credo che la nostra esperienza poi sul campo ci porterà in futuro a definire sempre meglio a chi fare questo tipo di trattamento. La versatilità dello strumento ci consente di farlo sia sul lettino, quindi senza l'operatorio, comodamente, o su una poltrona reclinabile, che alla lampada. Però la lampada, sicuramente il mondo degli EPION è assolutamente avvantaggiato. E poi l'altro è il trattamento appunto dell'infezione, trattamento adiuvante delle infezioni, e anche i crosslinking accelerati possono eventualmente essere esplicati alla lampada a fessura. Però in questo caso, quando parliamo di EPIOF, dobbiamo stare in sala operatoria. Quindi comunque questo strumento si può portare in ambulatoriale, in outpatient, solo se non rimuoviamo l'epitelio e se utilizziamo quindi delle tecniche, diciamo, accelerate, quindi veloci, o il trattamento delle infezioni. Perfetto, grazie mille Cosimo. Io direi a questo punto, siamo anche un pochino in ritardo, di passare la parola al professor... O il trattamento delle infezioni. Perfetto, grazie mille Cosimo. Io direi a questo punto, siamo anche un pochino in ritardo, di passare la parola al professor... O il trattamento delle infezioni. Perfetto, grazie mille Cosimo. Io direi a questo punto, siamo anche un pochino in ritardo, di passare la parola al professor. Bene,
Passiamo la parola al professor Macaluso, Università di Parma. Buonasera a tutti, Rita, grazie infinite, mi sentite bene? Sì. Benissimo. Grazie a Rita Mincucci, a CSO per avermi invitato, è sempre un piacere perché la loro dedizione a fare strumenti che ci rendono veramente il lavoro più facile, più bello, più interessante, eccezionale. Grazie a tutto il team di ricerca e sviluppo, alla proprietà, che sono veramente un livello, un fiore all'occhiello per il nostro paese, che non sempre possiamo vantare. E io ho il compito di parlarvi, vediamo se procede. Non procede, adesso sì, e dell'utilizzo dell'OCT per il segmento anteriore. È uno strumento che io ho imparato a apprezzare da tanti anni, ne ho usato il primo time domain della ZEISS, poi altri OCT spectral domain comparsi a partire dal 2010, è veramente utile. Una piccola premessa, siccome parliamo l'idea è parlare un pochettino anche di alcuni aspetti peculiari dello strumento che è stato sviluppato da CSO, uno dei quali è la risoluzione. E mi serve una piccola premessa per capire cosa stiamo facendo con l'OCT. Ci siamo resi conto tutti che quando parliamo di OCT ci parlano di alcune lunghezze d'onda, che sono quelle centrali di stimolazione, però non sono qualunque, non c'è la lunghezza d'onda di 900, c'è in genere 830-840 sui 1000-1300. Per il segmento anteriore sono state sfruttate la 1300 nanometri, quindi un infrarosso, sempre un vicino infrarosso, però più lontano dal visibile, oppure, come nel caso di CSO, una lunghezza d'onda un po' più breve che l'840, che è quella che conosciamo dai primi OCT, soprattutto per la retina. Perché queste lunghezze d'onda? Perché, diciamo, ci sono delle finestre di assorbimento globalmente da 750 a 1400 nanometri attraverso i quali riusciamo con l'onda elettromagnetica a entrare a livello dei tessuti biologici, e queste tre finestre sono dei picchi che l'acqua ci lascia per poter entrare nei tessuti. E con 1300 nanometri un caro amico, il dottor Ruggeri, che è un ingegnere che da più di 10 anni ormai lavora al Bascom Palmer a Miami, ci fa vedere che con macchine non commerciali riesce a visualizzare il corpo ciliare penetrando attraverso la sclera. Questo sicuramente è un vantaggio, la maggior penetrazione dei 1300 nanometri. Però per altre cose, una lunghezza d'onda di circa 840 nanometri è più vantaggiosa, del motivo per cui i tecnici e gli ingegneri della CSO sono andati lungo questa direttiva e hanno ottenuto alcune caratteristiche molto, molto interessanti. Come sapete, hanno associato l'utilizzo del disco di Placido e si vede la freccettina che si muove? Comunque, penso di sì. Qui al centro vedete l'ampiezza della scansione, 16x16 mm, quindi tutta la cornea entra, e come profondità arriviamo a coinvolgere la parte più anteriore del cristallino, non l'intero cristallino. Una piccola puntualizzazione, perché spesso ci lasciamo prendere da alcune prese di posizione che non sono molto, molto scientifiche. Il mondo degli OCT che sfruttano il dominio delle frequenze, cosiddetti Fourier domain OCT, sono costituiti da due grandi gruppi. Uno è l'SDOCT, vuol dire Spectral Domain OCT, che usa spettrometri, e l'altro è lo Swept Source OCT. E a volte si associa quest'ultimo, siccome nell'implementazione clinica è arrivato un pochettino dopo, come la soluzione di tutti i mali, tutte le limitazioni dell'OCT. Invece questo non è corretto, si tratta di due tecniche differenti, ognuna con i suoi pro e contro. Non è che una sia intrinsecamente meglio di un'altra, dipende poi dal risultato, da che immagini si ottengono e qual è l'obiettivo ci prefiggiamo. Ad esempio, per non fare nomi,
prima ditta, che tutti conosciamo bene, un leader dell'ottica mondiale dall'Ottocento, che ha sviluppato il primo OCT, nell'ultimissimo sviluppo di OCT per il segmento posteriore per la retina, ha deciso, nonostante lo avesse a disposizione, di non utilizzare lo source, ma di utilizzare di nuovo uno spettro domino OCT. Quindi è chiaro che non è un vantaggio o svantaggio in sé il fatto di utilizzare una o l'altra tecnica. E nel caso di quello di cui parliamo oggi, quindi dell'MS39 sviluppato da CSO, hanno utilizzato questa lunghezza d'onda di 840 nanometri e il fatto di avere una lunghezza d'onda che è un po' più vicina alla lunghezza d'onda della luce lo trovo molto interessante, perché la possibilità che abbiamo uno scatter simile a quello che ha la luce visibile è più elevata di quello che possiamo ottenere da 1300 nanometri. E quindi, siccome alla fine quello che ci interessa è la luce che passa attraverso la cornea come strumento ottico, sicuramente questo è un vantaggio, ci permette di vedere anche piccole alterazioni della trasparenza della cornea, che vediamo ad esempio la lampada a fessura in luce bianca, le vediamo anche del tutto simili anche utilizzando questo tipo di OCT. L'altro grande vantaggio, che penso sia un primato anche per tutti gli OCT, non solo del segmento anteriore, è quello di una risoluzione assiale nel tessuto estremamente elevata, di solo 3,5 micron, che in effetti, come vedete o sicuramente avete visto in occasione, a congressi o perché vi è capitato di utilizzarlo, è veramente eccellente, ci dà delle immagini con una definizione superiore. E che vediamo, questo ad esempio, utilizzando un OCT che ha 1300 nanometri, in questo caso di un limbus donatore di cellule staminali per un impianto Holoclar, vedete bene tutti gli strati, ma quando ho ripetuto lo stesso esame con l'MS39 vedete quanto il dettaglio dall'epitelio, dell'ispessimento dell'epitelio nella transizione cornea congiuntiva, quanti aspetti che riusciamo a risolvere meglio grazie a questa risoluzione più elevata. Quindi è chiaro che abbiamo un livello di morfologia, di dettaglio della morfologia di tutta la cornea, più la possibilità ovviamente su queste immagini di eseguire delle misure più precise, perché abbiamo un'immagine con più dettaglio, le misure saranno più precise, e quindi questo è già un grande vantaggio. E a questo si aggiungono altre caratteristiche che molti di voi sicuramente conoscono, di analisi della superficie dell'occhio con un break-up time automatizzato che ci dà una mappa, i tempi, e poi anche una cosa che è divertente oltre che utile, quello di possibilità di registrare immagini dinamiche, non alla risoluzione piena, però poco ci manca, vedete la risoluzione del video nel riquadro inferiore molto, molto bella. Qui abbiamo un ICL e abbiamo un altro vantaggio, siccome abbiamo la combinazione con il disco di Placido ha due settaggi di illuminazione standardizzata che servono sostanzialmente per la pupillometria, che sono illuminazione fotopica e mesopica, e è possibile attivarle durante il filmato e quindi avere delle test diciamo standardizzati anche dinamici della contrazione pupillare. Non solo, in questo caso vediamo molto bene come l'ICL venga spremuta leggermente verso il basso, come il foglietto interno del pigmentato al dietro allo stroma dell'iride si adatti al bordo di questa ICL con un vaulting piuttosto accentuato. Un'altra situazione che mi è capitata è questo caso di una sottilissima membrana fibrinosa dopo un intervento di cataratta, e vedete anche qui stimolando la luce si vede che cosa succede a questa membranina fluttuante ancorata all'iride, cosa che poi dopo la terapia antibiotica dopo 24 ore era già scomparsa. Il fatto di aggiungere il disco di Placido, che ricorderete tutti anche uno strumento, non dico precedente perché è uno strumento coesistente, che è il Sirius, che è ancora uno strumento estremamente valido, chiaramente
non con questo grado di dettaglio di immagine, però per tante cose estremamente utile, e la bellissima idea di associare il disco di Placido alla informazione tomografica, ossia Scheinflug, che in questo caso di OCT. E questo permette di avere, oltre a un controllo interno, una risoluzione elevatissima, perché il numero di punti che si può avere sulla superficie anteriore della cornea, 30.000 o 25.000 dietro, veramente dà una marcia in più all'accuratezza delle misure della curvatura anteriore. A questo aggiungiamo la possibilità unica per questo strumento, perlomeno come OCT, di avere mappe dello spessore dell'epitelio corneale, che è un'aggiunta molto, molto interessante, una cosa che fino a ieri, diciamo, era possibile solo con strumenti ultrasonografici molto scomodi perché richiedono l'immersione. E quindi di utilizzo tutt'altro che comune. Inoltre, il fatto di avere una misurazione così precisa degli spessori della cornea in ogni punto ci dà la possibilità di costruire un profilo della superficie posteriore della cornea molto, molto preciso, e quindi anche la valutazione delle sue caratteristiche ottiche e del suo potere anche sarà molto precisa, e quindi le aberrazioni potranno essere misurate meglio, e anche le caratteristiche del potere totale del centro della cornea, molto importante nei calcoli più avanzati per i cristallini artificiali, ad esempio, lo avremo. Il dettaglio che ci dà questo strumento è notevole. Vedete, in questa situazione di cheratocono, come oltre all'alterazione della curvatura posteriore anteriore, anche le piccole alterazioni dello stroma profondo sono ben visualizzabili. In questo caso, sempre un cheratocono, è chiaro, oltre alla curvatura, all'assottigliamento, spero che si veda, il mio schermo lo vede molto bene, come nella zona di maggior curvatura lo spessore dell'epitelio, che si può riconoscere molto bene dato il dettaglio dell'immagine, è più ridotto dove c'è la maggiore sporgenza della superficie della cornea. Questo sappiamo tutti, come un manto di neve cambia il suo spessore, soprattutto dopo che il vento soffia, per cui sui dossi sarà lo sciatore affonderà meno, affonderà molto di più se si trova in una valle. Allo stesso modo, come il vento modifica gli spessori del manto nevoso sulle superfici dei monti, anche lo scorrere delle palpebre durante l'ammiccamento della palpebra superiore sulla superficie della cornea in continuazione determina spianamento e quindi assottigliamento sulle sporgenze e avvallamenti in corrispondenza delle zone più basse come stroma. E questo è molto bello poter vedere, oltre che nella sezione, questa è la stessa cornea di prima, è bellissimo poterlo vedere anche come mappa. Questo è un caso chiaramente di un cheratocono, non particolarmente grave. Questa in alto a sinistra mappa di curvatura, al centro in basso è la mappa dello spessore epiteliale. Guardate come corrisponde perfettamente lo spessore epiteliale ridotto alla zona più sporgente dello stroma sottostante, della massima curvatura della cornea. E tra l'altro, se guardate tutte le mappe di tutti gli spessori dello stroma, di tutta la cornea, la curvatura posteriore in alto a destra, vedete che c'è una coincidenza di questi punti, e questo è uno dei criteri più importanti quando siamo davanti a dei dubbi rispetto alla presenza o no di un cheratocono iniziale. Sicuramente altrettanto importante che le formule che cercano di riassumere i dati e darci una significatività di normale o non normale di quella corna. Questo è un caso di cheratocono più grave, più centrale anche. Vedete anche qui, curvatura anteriore, in basso a destra, lo spessore molto basso dell'epitelio proprio dell'epitelio corneale nel centro. Quindi un'utilità diagnostica, oltre che un'utilità nel momento in cui pensiamo di andare a fare dei laser terapeutici, magari associati al cross-linking, è molto importante avere un'idea di come si comporta lo spessore epiteliale. E al rovescio, una situazione, diciamo, in un certo senso simmetrica, è quella in cui noi, in alto nel centro, abbiamo un paziente che vuole fare una chirurgia refrattiva e ci si presenta con questa anomalia della curvatura anteriore della cornea.
E quindi gli diciamo, no, non se ne parla, lei potrebbe avere un leggero cheratocono, non vogliamo assolutamente correre rischi e fare il laser. Oppure possiamo vedere un pochettino meglio tutti i parametri e renderci conto che la curvatura posteriore non ha la stessa alterazione. E però questo non ci aiuta, ma non ci dà una spiegazione. Invece con la mappa epiteliale in alto a sinistra abbiamo una spiegazione diretta di quello che sta succedendo. L'epitelio corneale è più spesso esattamente dove c'è un aumento della curvatura. Quindi è l'epitelio corneale con uno spessore irregolare, legato in questo caso a un warpage da lente a contatto, ad avere causato questa, questa alterazione di curvatura. Quindi possiamo rassicurare i pazienti, in ogni caso dovremo sospendere le lenti a contatto per fare delle buone misurazioni preoperatorie, ma con ogni probabilità sappiamo già fin dall'inizio che sarà un candidato per il laser. La mappa di epiteli corneali interessante anche in tante altre situazioni e ci può spiegare regressioni di trattamenti da dove derivano e in questo vi faccio semplicemente vedere una situazione e questo è un tipico, noi vediamo un anello intorno che potrebbe essere un anello di transizione in una zona meno curva nel centro, ci può fare pensare a un trattamento, agli esiti di un trattamento laser per miopia. Però se andiamo a vedere la mappa del epitelio corneale, vediamo che in corrispondenza di quell'anello lo spessore dell'epitelio corneale è aumentato. Il perché è l'opposto di quello che ci aspetteremmo se fosse un laser. E il motivo è che questa modifica dell'epitelio, lo spessore dell'epitelio corneale è stata indotta appositamente con le lenti a contatto notturne, con l'ortocheratologia. Infatti se vediamo invece un caso che veramente ha fatto un laser eccimeri, vedete la stessa situazione, quindi appiattimento centrale, incurvamento nella zona di transizione e questa volta sì, avremo l'epitelio corneale nella, diciamo, valle, quindi nel centro un pochettino più spesso e in corrispondenza della sporgenza dove c'è la transizione abbiamo un epitelio corneale più sottile. Quindi praticamente lo stesso situazione di curvatura anteriore può essere associata a seconda di cosa ha determinato il cambiamento a un comportamento diametralmente opposto dell'epitelio della cornea. In questo modo possiamo vederlo e misurarlo. Un'altra situazione che si può trovare, come mi è successo casualmente, una cornea che non sembrava particolarmente danneggiata, nella mappa dell'epitelio corneale troviamo questo strano aspetto. Andiamo a vedere una sezione in alta risoluzione, si vede proprio che ci sono delle ammanchi di spessore di stroma anteriore, dovuto verosimilmente a un'antica cheratite che la paziente potrebbe aver avuto molti anni prima, non era certo. In ogni caso, situazioni che è bene conoscere per prima di procedere, pensare di fare laser ai cimeri, perché sapete tutti sicuramente che il tasso di ablazione del laser dell'epitelio corneale non è uguale a quello dello stroma, quindi bisogna tenerne conto prima di pensare di fare laser in questi occhi. A proposito di laser e trattamenti refrattivi, avere uno strumento con una risoluzione elevata è utilissimo. Questo è un caso di PRK, e vedete qui paracentralmente, soprattutto qui sulla destra dello schermo, un po' di reazione subepiteliale, un po' di haze, leggero, non crea grandi problemi, però vedete con che dettaglio è possibile vedere anche piccole alterazioni e quindi magari intervenire prima che ci sia un peggioramento e monitorarle nel tempo. Questo è un caso di LASIK, l'interfaccia praticamente non è visibile, si intravede, infatti questo corrisponde, l'assenza di scatter corrisponde anche al fatto che il paziente ha un visus eccellente di 12 decimi, però possiamo vedere piccole alterazioni, questa è una piccolissima zona di epitelial ingrowth nel bordo del taglio della LASI che poi pian piano si è attenuata, ma possiamo andarla a seguire con grande dettaglio avendo una documentazione da paragonare nel tempo. Questa è una LASIK ipermetropica, vedete la conformazione completamente opposta con i bordi, anche qui l'interfaccia è quasi invisibile. Allo stesso modo ci è utile nel caso di una SMILE, questo è un caso, come normalmente succede, va benissimo anche qui,
l'interfaccia è quasi invisibile, però facendo la sezione nell'angolo dove abbiamo avuto il nostro ingresso per andare a estrarre il lenticolo, possiamo andare a vedere il taglio del laser che arriva alla superficie. In un altro caso di Smile, che ha avuto un recupero più lento, che devo dire peggiore che mi sia capitato ovviamente una collega, per carità, va bene, ma i 10 decimi li ha avuti dopo 4-5 mesi, vedete che a questo corrisponde un'interfaccia meno perfetta. Adesso non vi voglio somministrare una carrellata di mille case, veramente sono immagini molto belle e per me è sempre un piacere vederle al momento e condividerle. E questa è una situazione di un caso che ho seguito per un certo tempo in cui lo strumento mi è venuto molto utile. È un paziente che intravedete un lembo sottile di trapianto endoteliale con uno stroma corneale che ha recuperato. Purtroppo non ho la foto precedente, si trattava di una keratopatia bollosa in esiti di keratoplastica perforante. Vedete infatti che qui c'è un lenticolo corneale separato dalla cornea donatrice in periferia. E vedete anche però che dopo la guarigione e la risoluzione completa dell'edema corneale c'è qualcosa che non va nella superficie, l'epitelio irregolare, al di sotto dell'epitelio lo stroma è opacizzato e anche irregolare. E in un modo che non mi spiego solo con una keratopatia bollosa, ma che ho visto in situazioni di reazione tipo PRK. Per cui chiedendo al paziente, ma non è che dopo il trapianto che aveva fatto 25 anni fa, poi le è capitato di fare del laser, lui finalmente si è ricordato di questo evento, e quindi ha confessato sotto tortura. E allora come procedere? Perché premetto che il paziente non voleva assolutamente fare un altro trapianto perforante. Abbiamo fatto un laser customizzato cercando di togliere le aberrazioni di alto ordine, per chi non avesse familiarità sono tutte quelle che non sono la sfera e il cilindro. Perché? Perché sfera e cilindro mi potevo riservare di risolverle dopo, attenuarle dopo, in quanto il paziente aveva anche una cataratta importante. E quindi abbiamo ottenuto questo risultato, vedete la stessa situazione, la cornea più sottile, lo stroma è di nuovo trasparente, l'epitelio è regolare nel suo spessore, anche la curvatura è tutta più regolare. E quindi poi è stato operato di cataratta, vedete qui un'immagine che riprende il piano delle IOL, quindi questa qui è la capsula posteriore, la IOL nel sacco e questa è una seconda IOL add-on. In questa situazione, avendo una cornea che non sappiamo se il paziente se la terrà per sempre, ritengo più opportuno utilizzare una IOL add-on, quindi nel solco, per correggere la componente astigmatica, in maniera tale che se in futuro questa componente astigmatica non ci serve più o deve essere cambiata, non abbiamo una lente intraoculare che è bloccata all'interno del sacco capsulare cicatrizzato. Un'altra situazione interessante nella chirurgia è quella di un intervento di DALC. Qui vedete come dopo qualche anno il recupero sia eccellente e a stento, però sono visibili, i punti di passaggio fra lembo donatore e cornea ricevente. La DALC è un bellissimo intervento, io diciamo un po' provocativamente da sempre dico che noi chirurghi siamo molto orgogliosi di questo intervento, però quando lo facciamo in cornee trasparenti stiamo sempre fallendo perché vuol dire che non siamo capaci di raddrizzare una cornea e dobbiamo sostituirla. Però il fatto di non sostituire l'endotelio sappiamo tutti essere una gran cosa. È un intervento però che ha delle variabili, non è così ripetibile, soprattutto nella ricerca del piano descemmetico, lo scollamento della descent con la bolla e la regolarità della geometria è probabilmente un po' meglio di quella di un trapianto perforante, ma da qui alla perfezione siamo sicuramente lontani. Con uno strumento come l'MS39 che mi dà delle mappe di spessore così affidabili, io prima di fare interventi con il femtolaser,
penso possa dare qualche vantaggio, anche se è una cosa ancora sotto esplorazione, posso andarmi a costruire una mappa dello spessore e stamparmi un profilo corneale con la mappa degli spessori. Questa è la superficie epiteliale, questa è la mappa dello spessore. E ci sovrappongo l'idea di taglio femto che voglio fare. Questo in soldoni cosa vuol dire? Che posso con molta precisione cercare di avvicinarmi all'endotelio, però cercando di non bucarlo. E quindi poi cosa mi troverò quando siamo in chirurgia? Mi troverò che questa zona della spalla di questa forma, diciamo, a fungo è questa, che vedete sulla sinistra, questa cannula con una punta smussa va invece al di sotto, intanto che sollevo il lembo corneale interno. Quindi riesco a avvicinarmi molto, grazie a queste incisioni interne, come sono avvicinato all'endotelio, mi avvicino alla superficie posteriore della cornea. E in effetti l'iniezione di aria in genere ha successo. Un altro vantaggio di questa configurazione, che cerca di rendere la DALC un pochino più ripetibile e l'incastro migliore, è che anche grazie alla colorazione, alla presenza di questa preincisione fatta dal laser, seguendo la preincisione con il taglio con delle forbici ad alto ingrandimento, riesco a ottenere un incastro molto buono per il lembo che mi sono preparato in precedenza con il femtolaser, cosa molto più facile. E cosa si ottiene? Si ottiene un buon risultato anatomico con un'ottima sovrapposizione. E in questa, di nuovo, anche nel post-operatorio, volevo mostrarvi come uno strumento così preciso, con questa risoluzione, mi viene utile. Questa è una sezione verticale, qui c'è la palpebra superiore, questa è la zona inferiore della cornea. Molto spesso anche verso la periferia della cornea non trapiantata nel cheratocono, il ricevente non è spesso come altrove. Infatti lo vedete direttamente qua, qui è più sottile, qui è più spesso. Qui superiormente c'è una giusta posizione perfetta dell'incastro, qui c'è nella parte anteriore ed è in realtà quella che mi interessa, in modo da avere un profilo della superficie anteriore, che è quella riflettivamente più importante della cornea. Mentre posteriormente ho lo scalino che entra dentro, però non è un problema perché ho solo la Deschamet come resistenza internamente, quindi vedete non la si vede neanche perché segue perfettamente questo scalino. E il risultato penso sia migliore poi da un punto di vista sia anatomico e poi speriamo su numeri più alti che si dimostri anche da un punto di vista ottico. E per paragoni vi faccio vedere il caso di prima, che sembrava perfetto per me. Perfetto, perché comunque vede 10 decimi con un paio di 2-3 di astigmatismo, niente di terribile, andava molto bene. Però vedete la differenza dello spessore dell'epitelio corneale. Qui nella parte inferiore c'è un inginocchiamento dello stroma, per fortuna abbastanza periferico, e l'epitelio corneale va a compensarlo, diventando più sottile. Invece in questo caso la regolarità della costruzione al di sotto viene testimoniata da questo spessore epiteliale così regolare. Quindi sono altri casi, però adesso io purtroppo non credevo di vedere il tempo e non lo vedo, quindi non sono sicuro di rispettare i tempi delle prove che avevo fatto e mi avvio a concludere. Poi eventualmente, se c'è interesse o tempo, si può far vedere qualcos'altro. Abbiamo uno strumento che ci dà una risoluzione superiore e ci permette di vedere e misurare dettagli anatomici che prima semplicemente non potevamo vedere. Vedere qualcosa di più è sempre un vantaggio, penso. Se vi ricordate la storia degli UCTS molto posteriore, molti di noi l'hanno vissuta dai primi anni 2000. E vedere, avere maggiore precisione, maggiore risoluzione, vuol dire prendere decisioni cliniche migliori, sia perché il follow-up e il trattamento medico saranno migliori, e di questo vedrete degli esempi splendidi, sono sicuro, portati da Rita Mincucci nella relazione successiva sulle infezioni, ma questo vale naturalmente anche ad esempio nel cheratocono, in tutti i trattamenti con i cross-linking corneali, e ci permette, grazie soprattutto finalmente alla possibilità di vedere l'epitelio corneale non solo in sezione ma anche in mappa,
ci dà delle informazioni utilissime per i candidati alla chirurgia refrattiva laser, ci permette di pianificare in maniera molto accurata qualunque chirurgia e ci è molto utile anche nel follow-up chirurgico, oltre che nei ritocchi laser, sempre grazie al fatto che le mappe epiteliali ci possono spiegare il perché, ad esempio, di una regressione, dell'effetto di un trattamento. Ma oltre all'utilità clinica, mi piace sottolineare che anche solo il fatto che le immagini sono belle è un piacere. È veramente una cosa bella poter lavorare con delle immagini a questo grado di definizione, un po' come quando avete una bella lampada fessura che vi fa vedere tutti i particolari. Un po' come nella rincorsa per la risoluzione nei televisori. Quando è arrivato la high definition, l'HD, sembravamo tutti appagati, ma adesso siamo già due generazioni oltre, siamo a 4K, e prossimamente, quando ce lo consentirà soprattutto la possibilità di mandare così tanti dati, gli 8K sono già pronti. E voi direte, ma in realtà anche con un altro CT oppure con un altro televisore vedevo quello che dovevo vedere. In realtà, quando poi vediamo meglio, ci abituiamo. Pensate a quello che ci è successo con l'OCT, quando abbiamo avuto il primo CT time domain della retina, ci sembrava un miracolo vedere la retina. Quando c'è stato lo Stratus OCT, ci è parsa una cosa straordinaria poter vedere quei dettagli. Se la andiamo a vedere adesso che ci siamo abituati a OCT con risoluzioni molto più alte, ci sembra impossibile essere stati così entusiasti di quella risoluzione. Quindi sicuramente la risoluzione migliore non è mai un qualcosa di inutile, come penso di avervi mostrato almeno in qualche esempio. L'utilità, oltre per la piacevolezza estetica, e anche sicuramente per l'utilità clinica. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Bene, grazie davvero Claudio. Queste bellissime immagini rendono ancora più evidente la tua perfetta chirurgia. Dunque, anche per te tanti complimenti da parte del nostro pubblico e una domanda, secondo me molto interessante, cioè riguardo alla possibilità con questo nuovo CT di poter valutare anche la componente cellulare o semplicemente corpuscolato proteica dell'umore acqueo. Te cosa ne pensi? Allora, sicuramente è possibile, perché mi è capitato di vedere qualche caso, non frequentemente, di alterazioni a livello dell'umore acqueo, e si vedeva questa corpuscolatura a livello di OCT. Quello che non c'è, sicuramente non so se nell'OCT è mai stato tentato, sono stati utilizzati altri strumenti, è una standardizzazione per andare a misurare questo. Penso nell'OCT proprio come tecnologia pura non sia così ovvio, però da un punto di vista qualitativo, paragonando scansioni successive, sicuramente può essere molto utile. Per una valutazione ingegneristica bisognerebbe chiedere però a qualcun altro, perché temo che una valutazione di densità ottica con l'OCT non sia proprio fattibile da un punto di vista fisico. Per quanto mi riguarda, ecco, sicuramente si riesce a vedere quando la componente è abbastanza importante, però come spesso ci succede mancano le metriche, cioè il modo di confrontare, di avere dei dati numerici, e chissà, insomma, questo possa essere anche uno stimolo. Diciamo, in fondo ancora una macchina relativamente nuova, sono 2 anni che è stata messa sul mercato, io penso che qualche implementazione possa essere diciamo possibile. Bene, io direi di tanti complimenti anche a te Claudio, la tua è una relazione molto tecnica ovviamente, comunque eventuali domande usate question and answer e il professor Macaluso vi risponderà anche personalmente, così come ha fatto il professor Mazzotta. Allora, bene, allora questa, ora mettiamo la mia diciamo relazione che parla ancora di un altro argomento. Cioè la possibilità di utilizzare, d'accordo,
L'abbiamo provata 100 volte, aiuto. Eccoci qua, ci siamo. Vediamo se la vedete anche voi, non sarebbe male. Leviamo questi cosi che mi danno noia. Allora, possibilità di utilizzare l'OCT del segmento anteriore nella gestione delle infezioni corneali. Quindi un campo ancora relativamente nuovo e relativamente infondato, non ben chiarificato. Dunque, allora, delle caratteristiche tecniche di questo OCT, ne avete già sentito parlare, Claudio ci ha già detto tutto, è inutile che io mi spenda ancora, una bellissima macchina che usa appunto la tecnologia Spectral Domain, come avete detto, e avete un'idea anche di quali possono essere, anche in base alla comunicazione che ci ha fatto Claudio, gli utilizzi tantissimi, come vedete, per quanto riguarda il segmento anteriore. Una cosa piccola appunto ancora su cui c'è ancora tanto da dire è proprio quello delle infezioni. Quindi le infezioni, l'usare l'OCT nelle infezioni corneali, siamo davvero pronti per la prima serata, cioè per un utilizzo massivo? Beh, secondo me sì, perché possono determinare il coinvolgimento corneale nelle cheratiti microbiche, perché possono sicuramente monitorizzare la risposta al trattamento in maniera obiettiva, vi dicevo prima appunto che mancano le metriche spesso, e perché ci danno un range, come vedrete, di parametri che possono essere utilizzati anche per cercare di pianificare la chirurgia più adatta. Quello che noi dobbiamo subito cominciare un pochino a prendere confidenza sono degli pattern specifici dell'uso dell'OCT nelle cheratiti microbiche. Per esempio, per poter quantizzare e vedere, come vedete, un epitelio, un difetto epiteliale, per esempio in corso di un'ulcera corneale, poter studiare meglio un infiltrato stromale, una lesione endoteliale. Vedete, ci sono dei parametri, cominciamo ad entrare in una terminologia che è ancora nuova e diversa per noi, cioè noi con la CT possiamo calcolare qual è lo spessore corneale CT, corneal thickness, nell'area infiltrata, possiamo valutare con i nostri cursori, qual è la spessore dell'infiltrato, quindi IT, e anche qual è l'ampiezza dell'infiltrato, IW, width, quindi ampiezza. Dunque, e questo ci può servire anche per seguire poi il processo infiammatorio che in genere accompagna le cheratiti e anche seguire il processo di guarigione e quindi la formazione di una cicatrice. Ancora possiamo valutare l'edema stromale intorno alla nostra lesione molto bene, possiamo valutare se una lesione ha dato un assottigliamento stromale, e anche quello è importante per pianificare eventualmente una chirurgia senza arrivare magari a una cheratoplastica a caldo, auspicabilmente no appunto. Possiamo per esempio vedere, e vedremo, sono tipiche di particolari quadri di cheratiti microbiche, se ci sono degli spazi cistici nello stroma che sono a testimoniare uno stroma necrotico, e perché no, possiamo seguire l'andamento di un descemetocele, quindi tantissimi pattern specifici, come vedrete. Molto molto importante, possiamo valutare i margini dell'ulcera. È molto importante perché noi sappiamo che un margine inclinato può essere più prono a sviluppare una componente neurotrofica che non guarisce, mentre i margini più verticali, che sono anch'essi visti più che altro nella cheratopatia neurotrofica, veramente sono difficili da guarire, oppure un margini non ben determinati. E ancora, noi possiamo vedere gli infiltrati in fase attiva. L'infiltrato in fase attiva può essere visto come, vedete, questa area iperreflettiva con dei margini non ben definiti, spesso associato, eccolo qua, con un difetto epiteliale. E molto importante, ma dobbiamo andare sempre a vedere, è questo effetto shadowing, cioè questo effetto di oscuramento della parte posteriore della cornea, chissà un pochino di ecografia sa bene di cosa stiamo parlando, sotto all'area che è iperreflettente. Come possiamo, per esempio,
in base a un OCT, discriminare una cicatrice corneale o un infiltrato. Tutte e due sono iperreflettenti, come possiamo differenziarle? Nella parte più alta vediamo un infiltrato corneale che ha margini, vedete, mal definiti, eccolo qua, margini più arrotondati, come vedete, poi la parte dell'epitelio sopra è piuttosto, diciamo, irregolare, d'accordo? E possiamo vedere un epitelio che può essere anche interrotto, mentre una cicatrice, vedete, il quadro è molto più definito, molto più sharp, cioè molto più definito, quindi dei confini molto definiti, con o meno un difetto epiteliale sovrastante. Se è una scar ormai ben formata, in genere l'epitelio sopra c'è, insomma, si è riformato assolutamente. Ancora, noi possiamo appunto seguire, come vi ho detto prima, lo spessore della cornea, che in genere non cambia, cambia più tardi rispetto allo spessore dell'infiltrato, e in genere la espansione della cicatrice non cambia molto durante il trattamento, quindi possiamo proprio seguirla, anche se magari non è sempre lo stesso medico che segue il paziente, cosa che spesso capita per esempio in un ospedale grande come quello dove lavoro io. Ci sono dei pattern unici, per esempio come quello delle cheratiti fungine, sappiamo bene croce di noi oculisti, perché vedete che questa formazione di piccoli spazi cistici ben localizzati sono proprio tipici della cheratite fungina, che sono a testimoniare la presenza di un edema e di un stroma necrotico, e poi anche la formazione di placche endoteliali molto molto ben adese, per esempio molto più adese di quelle placche endoteliali che possiamo avere per esempio dopo una cheratoendotelite erpetica. E ancora, la cheratite da acantameba ha delle caratteristiche particolari? Assolutamente sì, vedete queste bande iperreflettenti, la nostra freccia, e sono in genere a una profondità variabile tra i 20 e i 200, queste qui siamo addirittura più verso i 200, nello stroma, e queste potrebbero correlare con la reazione infiammatoria che molto spesso noi sappiamo accompagna queste forme, oppure intorno appunto ad una componente che è neuritica. Noi sappiamo che i nervi sono molto spesso, partecipano molto spesso all'infezione da acantameba, e questo potrebbe essere un segno di questo, e quindi probabilmente in futuro potremo fare delle correlazioni sulla diagnostica e anche sul valore prognostico di questi infiltrati cheratoneuritici. Ancora, cheratite erpetica. Purtroppo la cheratite erpetica non ha l'OCT nessuna caratteristica assolutamente peculiare. Ciò non di meno può essere assolutamente importante l'OCT per seguire l'andamento e soprattutto la presenza di un assottigliamento che spesso noi sappiamo complica queste forme. Ancora, vedete come anche in questo caso c'è un interessamento di tipo epiteliale e c'è una bella lesione che però interessa soltanto le parti anteriori dello stroma. E ancora vediamo come è possibile studiare molto bene i depositi endoteliali. E che addirittura con l'OCT, ci sono un lavoro che è uscito molto recentemente proprio nel 2020, come vedete, addirittura pretende di fare una classificazione sul fatto se questi precipitati siano acuti oppure siano un esito cronico, quindi molto 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 importante. Ci sono ovviamente dei limiti. I limiti sono questi, che è molto difficile a differenziare tra depositi di farmaci, placche epiteliali e depositi di pigmento, perché appaiono tutti nello stesso modo, quindi come aree iperreflettenti, ed anche è difficile differenziare se c'è appunto una neovascolarizzazione che non può essere ben visualizzata. E ora facciamo soltanto qualche caso clinico molto semplice, presi da nostri ambulatori, potrebbero essere benissimo un caso del nostro ambulatorio, quindi occhio rosso, dolore, visione annebbiata, un portatore di lenti a contatto, vediamo appunto molto bene questi infiltrato con margini non ben definiti, allo scraping corneale è venuto positivo per pseudomonas ruviginosa, vediamo che cosa ci dice l'OCT del segmento anteriore, vediamo molto ben presente un epitelio, un
difetto epiteliale, e questa lesione che coinvolge un terzo dello spessore stromale con un shadowing effect posteriore, che in genere è un sinonimo di un'infezione abbastanza fresca, vivace. Infatti vediamo che cosa succede poi. Vediamo anche le mappe, chiaramente. Le mappe epiteliali ci mostrano, soprattutto questo, un pattern irregolare, specialmente nel quadrante superiore a sinistra, mostra un astigmatismo irregolare ovviamente. In questo caso, nel follow up vediamo un esame alla lampada a fessura dopo un trattamento con antibiotici rinforzati, tutto sommato un ottimo risultato, e infatti vediamo come è cambiata l'immagine dell'OCT. Niente shadowing effect, vi dicevo che può essere sinonimo quindi di un'infezione piuttosto precoce, nelle fasi precoci, margini molto ben definiti ed un assottigliamento stromale che viene colmato da una bella reazione di tipo epiteliale, proprio come vi diceva Claudio pochi innanzi. Ancora un caso, questa volta una cantameba, vedete qui è davvero molto chiaro, è una fase purtroppo tardiva, molto spesso ci arrivano così perché prima sono scambiati per altre cose, troppo. E quindi questo è un'ulcera corneale, intensa fotofobia e dolore, abbiamo fatto una PCR, ci è arrivata tardi, insomma positiva per acantameba. Vediamo che cosa c'è. Ecco, vedete quello che dicevamo prima, queste bande iperreflettenti, probabilmente una cheratonurite. Ora in questo caso c'era anche una grossa componente di neovascolarizzazione, però dovrebbe essere una cheratonurite, e questo ci fa anche capire se la lesione ha tutto spessore oppure no. Avete visto anche qui c'è uno shadowing effect, anche che qui è una mappa abbastanza disastrata, con un epitelio molto irregolare e uno diffuso assottigliamento dell'epitelio e un ispessimento invece dello stroma perilesionale. E vediamo che cosa succede 3 settimane dopo la terapia. Il stroma anteriore è meno riflettente, vediamo non c'è più lo shadowing effect, e quindi lo stroma posteriore può essere meglio visto, rimangono sempre nostra cheratonurite che chiaramente accompagnerà questo quadro. Quindi insomma vedete come possiamo seguire un po' l'andamento delle cose, e a volte non è facile farlo solo clinicamente. La risoluzione, ci sono delle belle virgolette della fase attiva, vedete purtroppo una cicatrice con grossi novasi, per cui sicuramente il nostro paziente andrà incontro a un trapianto di cornea, però un occhio più tranquillo, con molta meno fotofobia, e vedete anche qui, vedete ancora, andare a vedere i margini come sono ben definiti, e qui siamo davvero in una fase di cicatrizzazione. Ancora un ultimo caso, questa è una recidiva di una cheratite erpetica stromale, quindi un occhio rosa senza dolore, c'è una cicatrice stromale senza una lesione epiteliale sopra. In questo caso noi vediamo appunto la cicatrice delle vecchie lesioni, questa non recidiva, con depositi endoteliali, e questo che non erano peraltro visibili alla lampada a fessura, e questo ci può far capire che in realtà c'è stato probabilmente una riaccensione del processo, che si vede anche da questo, cioè da questa nuova lesione. Vedete, questa è la vecchia cicatrice molto ben definita, questa è la lesione nuova, vedete com'è diversa, com'è, i confini sono molto più non ben demarcati. E ancora vediamo appunto quindi la lesione nuova, eccola qua, e i precipitati endoteliali, che vi dicevo in questo caso non erano viste la lampada a fessura perché era preesistente un'opacità legata al progresso attacco di creatite epatica. Quindi vedete, anche in questo caso ci serve per capire che qualcosa di nuovo è successo, eccolo qua. Quindi in conclusione, sebbene ovviamente l'osservazione a lampada a fessura sia sempre il gold standard per monitorizzare le nostre infezioni corneali, però penso davvero che ci sia un ruolo per la prima serata per quanto riguarda l'OCT nelle infezioni corneali, soprattutto nel determinare precisione, per esempio, lo spessore degli infiltrati, se è presente, è utile per identificare, misurare, monitorizzare la dimensione e margine dell'ulcera, la profondità e l'estensione degli infiltrati, e la misurazione della spessore corneale in toto, quindi vedere se andiamo incontro
incontrano ad un pericoloso assottigliamento corneale anche in presenza di un edema circostante della cornea. E io vi ringrazio davvero tanto l'attenzione. Vediamo se per caso ci fossero delle... usciamo dalla condivisione e vediamo un po' prima di passare e là. Dunque, allora... Bene, sì. Rita, grazie. Niente, la cornea si trasforma in materia di multi-imaging, giustamente. Quindi, ecco, io quasi tutti noi abbiamo nei nostri ambulatori un OCT, o se non ce l'abbiamo forse dobbiamo pensare a fare un piccolo investimento, perché veramente penso che sarà soprattutto in noi che siamo chirurghi della cornea o che ci si occupa di segmento anteriore, sia proprio una cosa. Io intanto però, Claudio, visto e considerato che incredibilmente la nostra diciamo connessione parabbia tenuto, vorrei fare una domanda a te, Claudio, a parte quella appunto sull'umore acqueo. Te come, quando fai per esempio una chirurgia dell'endotelio, ok? Te sai che c'è una certa movimento, per esempio, di oculisti americani che fanno un OCT della cornea immediatamente, quasi immediatamente dopo l'intervento o giù di lì. Sei d'accordo su questo oppure come in genere predisponi i tuoi controlli con l'OCT nella chirurgia lamellare, soprattutto endoteliale della cornea? Mi sentite? Sì, spero di sì. Sì, benissimo. Allora, se c'è, è un problema a volte più logistico. È chiaro che se abbiamo la disponibilità di questo strumento è un'aggiunta eccezionale, perché purtroppo ci sono situazioni, soprattutto con la DMEC o le lembi sottili, in cui alla lampada fessura non è detto che riusciamo a vedere tutto. Vediamo molto, possiamo stare attenti, però con l'OCT, soprattutto adesso che abbiamo questo con una risoluzione più elevata, riusciamo a essere sicuri al 100%, che sia tutto attaccato, insomma, a monitorare in maniera esatta quello che sta succedendo. Purtroppo a volte logisticamente non è possibile farlo, però almeno nei casi dubbi sicuramente mi regolo che il paziente lo muovo per andare a farli. Perfetto. Ho visto che c'è una domanda che hanno fatto, dunque, cioè, su come si fa a essere sicura di ripetere più o meno sempre le stesse scansioni. Dunque, questo non è così difficile, devo dire la verità, perché accanto praticamente alla scansione c'è anche una foto per cui tu puoi vedere in realtà dove sei, dove stai andando. Anzi, questo ci serve molto per fare delle scansioni magari su diversi piani. Quindi davvero in questo senso io penso che sia uno strumento molto versatile. Ecco, io mi sono trovata bene, anche facile, anche per chi non è come me una smanettona con i computer. Quindi insomma vi invito a provarlo quantomeno. Allora, io se non ci sono altre domande, oppure casomai ci possiamo tornare anche dopo, io come si dice last but not least, assolutamente, vi presenterei il professor Alessandro Segnalini, che è coordinatore dell'area ortottica al Policlinico Umberto I, quindi all'Università della Sapienza, e che farà una cosa che anche per me è veramente nuova, sicché io sono veramente molto curiosa: potenziamento neurovisivo in atleti mediante visual training customizzato. Bene Alessandro, a te. Buonasera a tutti, ringrazio Rita e la CSO per l'invito, chiaramente volevo... Mi sentite innanzitutto? Sì, assolutamente. Dai. Perfetto, allora di nuovo ringrazio la CSO per l'invito, sono onorato di partecipare a questo corso. Chiaramente, ecco, tengo a precisare che non ho nessun rapporto di tipo commerciale con la CSO, ma solo chiaramente stima e apprezzamento per i loro prodotti, e in particolar modo un prodotto, un macchinario che uso costantemente, che è il Retimax, con il quale riesco a potenziare, diciamo, gli atleti di diverso
di diverse tipologie sportive. Ora, quindi, diciamo, l'affidamento di oggi della relazione è stato appunto questo, identificare un pochino, parlare un pochino di come avviene questo potenziamento. Ok, possiamo andare avanti. Allora, iniziamo con chiarire alcuni concetti, no? Diciamo, come è legato l'occhio alla postura e allo sport. Io ho scelto questa frase, diciamo, gli occhi vedono, il cervello codifica e il corpo si muove. Perché questo? Diciamo perché chiaramente sappiamo che l'occhio riceve informazioni dall'ambiente, ne misura appunto le distanze e quindi deve identificare i rilievi, ossia le variazioni di colore e di contrasti. Come potete immaginare, tutto questo è fondamentale nello sport. Allora, andiamo a vedere qual è l'importanza dell'informazione visiva per la prestazione atletica. Chiaramente, perché ci sia un'azione motoria che dia successo al gesto tecnico sportivo, chiaramente c'è bisogno di informazioni sia esterne, e in questo caso, diciamo, le informazioni visive ricoprono circa l'80%, e informazioni interne, che siano propriocettive e vestibolari. Quindi sappiamo che l'occhio è tra gli organi di senso più importanti del nostro corpo, sia dal punto di vista funzionale, ma anche da quello posturale. E quindi capite bene che, diciamo, un'alterazione delle strutture oculari può portare delle alterazioni a tutte le componenti del nostro sistema tonico posturale. Entriamo nel merito a vedere come si comporta il recettore visivo nel sistema posturale. Diciamo, quindi l'occhio è inteso in questo caso come endocettore, e quindi ha questa sua funzione attraverso la tensione dei muscoli oculari, e come esocettore, quindi partecipa alla percezione sia della velocità, del mantenimento dell'orizzontalità di sguardo. Quindi un sistema visivo con una condizione fisiologica normale di visione binoculare e di corrispondenza retina normale ha bisogno, necessita quindi di un occhio direttore con il quale sarà limitata la funzione, diciamo, maculare, quindi di centraggio, di fissazione, e questo, diciamo, che è un occhio che provoca meno squilibri posturali, e chiaramente un occhio di guardia, ossia preposto alla visione periferica. Questo invece è l'occhio che ci dà più alterazioni oculomotorie e quindi ci può generare degli adattamenti posturali errati che poi vanno a proiettarsi, diciamo, fino all'appoggio plantare. Di queste relazioni poi ne parlerà dopo il mio collega osteopata, un piccolo video vi mostrerà bene le relazioni fra occhio e muscoli del collo, del trapezio e delle vergenze. Allora, per quanto riguarda possibili squilibri posturali dati da cause oculari, abbiamo in genere cefalei, cervicalgie, tendiniti, sensazione di instabilità, difficoltà di memorizzazione e concentrazione. Anche chiaramente da parte dell'occhio, chiaramente le cause più frequenti invece sono dovute a deficit di convergenza, strabismi e chiaramente vizi refrattivi non corretti, in particolar modo l'astigmatismo. Quindi entriamo nel merito, perché occuparsi di sport video, perché appunto le funzioni visive dello sportivo sappiamo che giocano un ruolo fondamentale al fine di potenziare le proprie performance atletiche. E sappiamo anche un'altra cosa, che in letteratura si è visto che l'uomo sfrutta soltanto il 40-60% delle sue capacità visive. Quindi attraverso un training visivo mirato si possono raggiungere prestazioni ottimali. È stato dimostrato anche che la velocità e la precisione dei movimenti possono dipendere dalla qualità della percezione visiva. Quindi pensate a vizi refrattivi non corretti, come possono impedire una perfetta coordinazione oculomanuale o oculopodalica. Quindi il visual training, in particolar modo nello sportivo, è quella metodica, diciamo, ottimale, atta a migliorare la prestazione, andando quindi ad allenare, piuttosto che il fisico in se stesso, la funzione visiva nella sua totalità, nella sua complessità.
Andiamo a vedere adesso le limitazioni visive funzionali, ossia diciamo che spesso si, in particolar modo gli atleti hanno sempre gli stessi errori, fanno sempre gli stessi errori, quindi per esempio hanno una difficoltà nel giudicare la posizione, la traiettoria, la profondità di campo, o pensare agli sport all'aperto, cioè ci potrebbe essere un lento recupero dopo un'esposizione alla luce. Quindi chiaramente l'obiettivo del nostro training è quello di eliminare il più possibile queste problematiche. Quindi abbiamo detto che lo Sport Vision ci consente appunto di implementare le funzioni visive di atleti mirando a cosa? Cosa fondamentale nello sport in alcuni in particolari discipline è ridurre il tempo di conduzione retinocorticale, per esempio. Incrementare l'acuità visiva, la sensibilità al contrasto e importantissimo in alcuni sport di fissazione stabilizzare appunto quella che è la fissazione centrale. Migliorare quindi la percezione anche dei rapporti spaziali, dobbiamo andare ad allenare con la coordinazione oculo-manuale o oculo-podalica e chiaramente dobbiamo cercare appunto di incrementare quella velocità dell'aggancio visivo. Allora, per acuità visiva possiamo parlare di acuità visiva statica, chiaramente è quella capacità che sappiamo tutti di discriminare dei dettagli degli oggetti fermi, mentre quella dinamica è la capacità di discriminare i dettagli degli oggetti in movimento, che chiaramente, come potete ben capire, questo diventa fondamentale nei sport come automobilismo, motociclismo, dove le immagini raramente rimangono ferme. Pensate anche alla sensibilità al contrasto. Quindi un suo miglioramento può favorire un migliore adattamento alle seguenti condizioni ambientali. Pensate ai sport che si praticano in notturna o ai sport indoor o specialmente ai sport invernali, no? Dove ci sono condizioni meteorologiche avverse, o come abbiamo detto prima, gli sport che si praticano dove c'è un'esposizione a intense sorgenti luminose. Quindi per quanto riguarda la fissazione, sappiamo tutti che il centraggio foveale è determinante in tutti quegli sport dove richiesta un'estrema precisione, quindi pensate al tiro con l'arco, pensate al tiro a piattello. Ed ecco anche chiaramente, come accennavo prima, la riduzione del tempo di conduzione del retino corticale, un allenamento a questo parametro, praticamente una riduzione di quest'ultimo chiaramente attraverso un training neurovisivo può determinare chiaramente una maggiore prontezza di riflessi e va a ridurre appunto il tempo di reazione oculo manuale o podale. Quindi pensate a un battitore, un catcher nel baseball o ai recettori nei sport di racchetta, a tennis, dove per esempio la pallina viaggia a circa 200 km orari, quindi avere una riduzione di questo tempo può essere determinante per svolgere nel corso della partita, chiaro? Un altro aspetto fondamentale è anche il miglioramento della percezione dei rapporti spaziali. Quindi nello sport è necessario migliorarlo questa condizione, perché chiaramente lo sportivo si orienta meglio in campo e riesce a localizzare meglio i stimoli essere oggettivi. Pensate ai sport come la scherma, il calcio o la pallavolo, no? Sport di precisione già li abbiamo visti, quindi l'obiettivo in questo caso è appunto di rinforzare l'acuità visiva, in particolar modo l'occhio dominante e la sensibilità al contrasto, e così come ampliare anche il campo visivo periferico. Allora, passiamo subito a uno studio che abbiamo fatto diversi anni fa. Questo è stato fatto su 20 atleti, sport vari, 10 praticanti di arti marziali, 5 pugili e 5 golfisti. Chiaramente hanno tutti un'ottima acuità visiva, assenza di patologie dell'apparato visivo. È chiaro che prima di intraprendere questo discorso riabilitativo, più che riabilitativo, io direi di potenziamento neurovisivo, è stata fatta chiaramente una visita oculistica che ha escluso patologie e quindi non ci crea problemi nell'andare a trattare questi atleti. Diciamo, questi sono atleti ipercontrollati, quindi
hanno già svolto una visita oftalmologica preliminare. Allora, andiamo a vedere i risultati. Allora, di questi 20 atleti, allora, al termine di 10 sedute, tutti hanno apprezzato un miglioramento soggettivo delle proprie capacità visive, in particolar modo della acuità visiva, sensibilità al contrasto e maggiore reazione di coordinamento. Solo due di essi nel corso non hanno trovato benefici, anche perché nel corso del trattamento non riuscivano a controllare, in questo caso, il segnale sonoro e il target visivo effettuato con Redimax Vision Trainer. Allora, andiamo a vedere adesso i parametri oggettivi. Allora, questa è la media dei 20 atleti. Partivamo da un visus abbastanza buono di 11,5 decimi e siamo passati da 55 lettere a 63 lettere, quindi abbiamo guadagnato, come potete vedere, 5 decimi circa. Ok, per quanto riguarda la sensibilità al contrasto, valutata con Pelli Robinson, siamo passati da 1,9 a 0,7. E per quanto riguarda la media della velocità di reazione, è valutata con un PEV, siamo passati da 106 millisecondi a 101 millisecondi. Ed ora passiamo all'esperienza che ho avuto con la nazionale italiana di Bergamo nel 2016. Con dei collaboratori abbiamo sviluppato dei programmi customizzati, in particolar modo per il ruolo di battitore e catcher, svolto in campo dalle singole giocatrici. Come è stato strutturato questo lavoro? Diciamo, le ragazze sono state sottoposte a training neurovisivo, sono state scelte 10 atlete, quel periodo era la settimana precedente all'inizio del mondiale, quindi siamo stati una settimana con loro a lavorare sia sul campo e avevamo attrezzato in spogliatoi un laboratorio per fare le stimolazioni. Quindi abbiamo effettuato solo 5 sedute customizzate con cadenza giornaliera, intraallenamento fisico sportivo. Diciamo che prendevamo le ragazze che mentre si stavano allenando, due alla volta venivano all'interno dello spogliatoio dove effettuavamo questo lavoro, di laboratorio, di training, di stimolazione neurovisiva. Allora, tutto questo, che io nel mio protocollo di stimolazione ho incluso in maniera stabile stimolazione attraverso il Retimax Vision Training. Perché? Perché questo ha un meccanismo basato appunto sul trattamento, basato appunto sulla risposta della corteccia occipitale. Cosa significa questo? Che chiaramente quando sottoponiamo un atleta a questo tipo di allenamento neuronale, riusciamo appunto a migliorare una serie di abilità appunto dipendenti dalle proprie capacità visive. Tramite il visual trainer, quindi l'atleta appunto si sottopone a questa metodica con la quale poi imparerà gradualmente a riconoscere, controllare e a incrementare la risposta corticale, mettendola proprio sotto il proprio controllo volontario. Chiaramente la versatilità di questo strumento qual è? Che oltre a dare una stimolazione, e quindi si basa appunto sulla risposta della corteccia occipitale, quindi praticamente andiamo a creare, a potenziare delle sinapsi già esistenti, e quindi, come reso conto, praticamente abbiamo una diminuzione del tempo di conduzione retinocorticale. E, la bellezza di questo strumento è che possiamo impostare diversi programmi personalizzati appunto per ogni tipologia di sport e chiaramente problematica rilevata dell'atleta. Andiamo a vedere i risultati, appunto la media dei risultati di questi 10 ragazzi, anche loro partiamo con un visus molto alto, normale, 55 lettere e 10 decimi, e alla fine del trattamento siamo passati a 61 lettere e 15 decimi. Ah, una cosa devo dire, i parametri post trattamento sono stati valutati non dopo la quinta seduta, ma bensì dopo la quarta seduta, perché chiaramente per problemi logistici, chiaramente
questi atleti dovevano partire per il Canada, per il Mondiale, quindi non c'è c'era sempre un problema quando fare questo tipo di esami, controlli. Quindi questi sono risultati dopo 4 sedute, questo ci precisavo a dirlo. Per quanto riguarda ferozza e dominanza sensoriale, questi sono rimasti invariati e non abbiamo trovato miglioramenti, in genere molto buoni. Invece è migliorata molto, invece migliorata la fissazione e la sensibilità retinica differenziale, e valutata appunto con il microperimetro. Ecco, infatti siamo passati anche qui da una fissazione di 98 entro un grado centrale al 100% alla fine, dopo le 4 sedute. Anche per quanto riguarda la valutazione dei PEV, vediamo che dopo le 4 sedute c'è stato praticamente una riduzione del tempo di conduzione retinocorticale, quindi la risposta in questo caso motoria, come sentiremo dopo anche da alcune testimonianze di giocatrici, risulta anticipata. Questo è un altro esame che è praticamente importante nello sport, è l'edomorfometria. Questo è un test diagnostico che praticamente va atto alla valutazione e alla percezione dei rapporti spaziali. Quindi pensate l'importanza che può avere questo tipo di esame per uno sportivo. Anche qui c'è stato un netto. Questo è l'esame di una singola giocatrice, vedete quell'ellisse che sta al di fuori di quel corridoio, che sarebbe il range di normalità, lo chiamiamo appunto corridoio di isotropia. In genere quando quell'ellisse sta all'interno di quel corridoio siamo in questo caso nei parametri normali, poi se sta all'interno di quel quadrato grigio è ancora risultato è migliore. Sensibilità al contrasto, anche qui abbiamo misurato la sensibilità al contrasto e abbiamo trovato un netto miglioramento, in particolar modo alle basse frequenze spaziali. Un caso clinico, ecco un atleta, 20 anni, senza vizi refrattivi, ruolo battitore, abbiamo eseguito stimolazione con retimask, microperimetro, allora andiamo a vedere i risultati. Per quanto riguarda l'acuità visiva, lei partiva appunto da 12 decimi, quindi 57 lettere rilevate con le TDRS, siamo arrivati dopo 4 sedute a 64 lettere, 16 decimi. Anche come potete notare la curva della sensibilità al contrasto, nel post, come potete notare, c'è stato un miglioramento a diverse frequenze spaziali. Ecco qui l'edomorfometria, come potete notare all'inizio quell'ellisse stava un pochino al di fuori del corridoio di normalità e vedete piano piano come stava cercando di entrare all'interno di quel quadrato grigio. Quindi, e questi in genere, ecco una cosa che volevo dire, in genere il lavoro si fa su 10 sedute, però poi spieghiamo dopo per problemi particolari, capite bene che nei sportivi di alto livello è difficile questo discorso. La fissazione, con cui siamo passati dal 98% di fissazione al 100%, vedete com'è più concentrata nel post quella nuvoletta azzurra, mentre era un pochino più sgranata trattamento. Quindi siamo andati a normalizzare, a stabilizzare ancora di più la fissazione. Anche qui, come potete notare, c'è stata una netta riduzione del tempo di conduzione retinocorticale. Questo è uno studio che non abbiamo il tempo anche di valutare, che è stato fatto. Questo è un articolo pubblicato nel 2017 in collaborazione con il CONI. E quindi dove abbiamo valutato anche qui diversi atleti pubblicato appunto su Medicina dello Sport. Allora, adesso un case report, ecco che
Marco Sabrone, che è un atleta della nazionale italiana, e quindi anche qui lui, dopo sentiremo una sua testimonianza, con lui veramente con il collega osteopata Marco Buscotti abbiamo fatto un lavoro di equipe e i risultati sono stati veramente eccellenti. Allora, lui partiva da una situazione già molto alta, 13 decimi, una guida bizia importante, e in questo caso praticamente abbiamo fatto 10 sedute e quindi siamo arrivati a 70 lettere all'FTDRS, che corrispondono ai 20 decimi. Guardate la curva, come è migliorata la curva della sensibilità al contrasto in maniera eclatante, diciamo, nel post trattamento. Anche l'edomorfometria, guardate pre e post come si è andata a normalizzare all'interno del quadrato grigio, nel corridoio di isotropia. Allora, questa è la dominanza, anche ecco, la stabilità di fissazione, partiamo con 80% stabilità di fissazione nel pretrattamento e nel post, guardate come si è concentrata quella nuvoletta. Quindi concludendo, diciamo, per quanto mi riguarda, il visual training personalizzato ha mostrato un'evidente efficacia negli atleti trattati, e chiaramente è determinante la collaborazione e l'impegno dell'atleta, come chiaramente accade in ogni altra tipologia di allenamento. Quindi che cosa ci può dare, diciamo, questo tipo di stimolazione? Quando si crea un protocollo customizzato, indirizzato direttamente all'atleta, allo sportivo e alla disciplina sportiva, un aumento della coordinazione volo manuale, podalica, chiaramente minor tempo di risposta e un rinforzo delle capacità visuo-percettive. Quindi il messaggio che voglio riportare, diciamo, a conclusione di questo mio intervento, appunto, che anche noi esperti di tecniche di potenziamento visivo penso che possiamo contribuire decisamente alla crescita dello sport italiano. E adesso, senza perdere tempo, ecco qualche minuto del come l'integrazione tra il nostro visual training e il trattamento osteopatico come può essere vincente, e ce ne parla il dottor Bruscolotti. No, scusate, devo partire un attimo. Alessandro, intanto ti farei una domanda. Ecco, è partito. Sì, come vuoi. Collaboro da diversi anni con diverse federazioni sportive nazionali ed ho il piacere di collaborare anche con il professor Alessandro Pegnolini, che ringrazio per avermi invitato qui oggi con voi. Con Alessandro portiamo avanti un lavoro gli atleti di alto livello ormai da qualche anno, ed oggi Alessandro mi ha chiesto di parlare in pochi minuti di quello che può essere il contributo del trattamento osteopatico in riferimento alla performance sportiva di alto livello unitamente al trattamento di tipo ortopedico. Diciamo che inizialmente, per quanto riguarda la nostra esperienza, me ne fate iniziare ormai nel corso qualche anno, in particolare parlavamo di trattamento osteopatico che si proponeva di andare ad intercettare tutte quelle alterazioni in qualche modo muscoloscheletriche, fasciali eccetera, che potessero in qualche modo incidere sulla posizione del capo e, o peggio ancora, sulla stessa funzione visiva. In realtà facevamo riferimento a tutta una serie di articoli scientifici, anche relativamente datati, la letteratura scientifica in questo senso parte dal 1943, evidenziava già l'attività sinergica in relazione tra muscoli oculari, le oculari parti della convergenza, il muscolo del collo, eccetera, ma anche il deltoide, il trapezio, eccetera, eccetera. In realtà la possibilità di creare un linguaggio comune, ragionare in realtà con gli atleti, con la performance sportiva, ci ha portato a ragionare nei termini di complessità. Oggi il lavoro che facciamo è un lavoro rivolto evidentemente all'occhio,
considerato un po' come il rettore attraverso il quale l'atleta riceve soltanto il 85% delle informazioni dal mondo esterno, un recettore che più o meno direttamente è in grado di attivare l'asse dello stress. L'asse dello stress comporta a sua volta la produzione di alcune sostanze e evidentemente anche un impatto appunto sul sistema fasciale e quindi sul sistema muscolare. Queste riflessioni mi hanno dovuto essere abbastanza difficili da affrontare in pochi minuti, in realtà ci accennano un ulteriore spunto di riflessione. In realtà l'occhio sì, il sistema fasciale sono in grado di intercettare tutti quei meccanismi preposti dall'interocezione. Ragionare in termini di interocezione dobbiamo considerare i meccanismi legati all'interocezione dell'atleta come tutte quelle strutture anatomiche che lavorando in maniera corretta portano l'atleta a rispondere alla domanda qui ora cosa. Una domanda estremamente importante quando parliamo di gesti tecnici di altissimo livello che vengono effettuati molto spesso in poche frazioni di secondo, per i quali è necessario appunto che il recettore visivo svolga la sua funzione anche oltre il massimo del potere. Diciamo che con Alessandro abbiamo strutturato una modalità di lavoro di tipo interdisciplinare e di tipo multidisciplinare, a questo la ritengo una differenza sostanziale, non è un passaggio di imprenditore formale, un passaggio di stile. Con Alessandro abbiamo adottato tutta una serie di doti e tecniche che ci consentono di lavorare in campo con gli atleti in relazione agli studenti sportive, in relazione ai diversi agonistici, tenendo in considerazione il fatto che molto spesso atleti di nazionale, atleti di interesse olimpico, sono atleti che trascorrono buona parte del loro tempo sui campi di gara, all'estero e molto spesso proprio in sedi di allenamento, a volte anche molto distanti. Dobbiamo customizzare proprio le esigenze del singolo atleta, non solo le esigenze di tipo fisiologico, ma anche le esigenze di tipo. Questo è stato possibile grazie alla strutturazione anche di un vero e proprio linguaggio comune, anche alla una vera e propria strutturazione di una modalità di lavoro di, appunto, di intercambio di informazioni che diventano appunto centrali quando si parla di performance sportiva e entro determinati io vi lascio con un saluto e ringrazio di nuovo Alessandro. Ciao a tutti. Ecco qua, Alessandro, bene, basta così perché sennò siamo fuori dai tempi. Solo guarda... non possiamo, dai. Direi, oltretutto sto dicendo quello che mi dicono di fare dalla CSO. Dunque, c'hai una caterva di domande per te, che ovviamente non possiamo fare qua, ma che a cui risponderai dopo privatamente. Soltanto, ne prendiamo soltanto un paio, le prime. Allora, quali sono i parametri che utilizzate nel potenziamento neuromuscolare? La cadenza tra le sedute, domandano tanti, e poi questi potenziamenti sono permanenti o possono regredire se il trattamento non viene ripetuto? Allora, dipende. Allora, il trattamento in atleti di alto livello, come abbiamo sentito, è sempre difficile, si può fare anche giornalmente. Quando si ha tempo, io consiglio due sedute bisettimanali, va anche bene, diciamo. E diciamo quanto permane, dipende sempre dall'atleta in questo caso, perché noi diamo anche degli esercizi domiciliari e quindi poi controlliamo a 2-3 mesi se si è mantenuto. In genere gli atleti prima di gare importanti sempre il bisogno di rifare questo tipo di trattamento. Però se mi date 30 secondi, un picco io di una testimonianza di un campione del mondo, la vorrei, dura 30 secondi, dura. La vorrei fare. Va bene. Ok. Allora. Sono Marco Lambrone, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana del Tiro a Punta.
Dal 2017 ho introdotto nei miei allenamenti le sedute di visual training insieme al professor Signorini, che mi ha monitorato costantemente e personalizzato il nostro percorso insieme, ottenendo grandi risultati come la Coppa del Mondo nel 2017 in Messico e il campionato italiano assoluto nel 2018. Oltretutto ho migliorato di molto la mia vista, grazie alle sedute di Top Visual Performance ho ottenuto 20 decimi per occhio, una grande visione periferica e soprattutto la messa a contrasto di oggetti piccoli come questo che vanno a 120 km orari su sfondi anche molto impegnati. Grazie ancora al professor Segnalini e a Top Visual Performance per l'aiuto costante, mi sento molto più forte e sicuro. Perfetto Alessandro. Allora, hai ricevuto, ti dicevo, un sacco di domande, anche per esempio sul tempo di conduzione, sull'latenza e ampiezza dei VEP, però secondo me queste necessitano una risposta un pochino più. Comunque complimenti, una bellissima relazione, sono nuovi risultati. 30 secondi che merita. No, ci tenevo appunto dai diretti interessati che chiaramente quali erano appunto i vantaggi anche sul campo, ecco, questo è determinante. Benissimo Alessandro, ora ricordati che dovrai rispondere a tutte le domande che giustamente hanno fatto per te privatamente. Vado su questo, okay. Grazie mille. Allora, siamo arrivati alla fine di questa virtual experience. Grazie davvero di aver speso un bel po' di tempo con noi. Se pensate, sabato 2 maggio dalle 4 alle 6, una cosa senza ECM, è veramente un grosso risultato aver avuto 300 persone che ci hanno ascoltato, quindi un grossissimo risultato. Un grazie alla CSO per essere stata come sempre all'avanguardia anche in questo nuovo modo di comunicare e di scambiarsi opinioni. Sono contenta di essere stata insieme a Cosimo, a Claudio e Alessandro un po' la madrina di questo numero zero, insomma di questa nuova cosa. Abbiamo detto niente, sarà più come prima, questo abbiamo detto. Starà a noi cercare di uscire da questa tempesta diversi, spero migliori, dando il giusto valore sicuramente alla salute, alla vita e perché no anche a questo nuovo modo di apprendere. Ed ora lascio giustamente per la chiusa un saluto da parte del presidente del CSO Veronica Mura. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Si è concluso il primo congresso virtuale di CSO e posso comunicare che è stato un grande successo. Vi ringrazio per la numerosa partecipazione e vi ricordo che la sezione Esibit rimarrà attiva anche nei prossimi giorni, così potrete visitare il nostro stand e i nostri prodotti. Vi terremo informati su prossimi eventi. Ancora grazie a tutti, a presto!